Con la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, un commerciante veneziano ha optato per il mercato libero, ma si è trovato a fronteggiare una bolletta esorbitante di 262.000 euro rispetto ai circa 700 euro precedentemente pagati ogni 2 mesi. Il proprietario di una gioielleria a San Marco, Gianmaria Tiozzo, ha raccontato che il passaggio al nuovo gestore ha comportato un aumento improvviso dei costi, passando da 700 a 1.300 euro a bimestre, senza aver sottoscritto alcun contratto. Il gestore era gli ha assegnato un contratto standard predefinito per le piccole imprese con prezzi fissati liberamente, condizioni contrattuali stabilite dall'autorità garante per l'energia. Nonostante il notevole aumento, Tiozzo ha inizialmente pagato senza contestazioni, attribuendo l'incremento ai rincari generalizzati dei beni e dei servizi. Tuttavia, una bolletta mai vista di 262.348 euro ha suscitato la sua indignazione, poiché sostiene che non rispecchi i suoi reali consumi. Il negozio di soli 15 metri quadrati avrebbe consumi modesti, ma le autoletture del contatore sono state respinte dall'azienda elettrica. Il commerciante, tramite avvocati, sta contestando le bollette ingiustamente alte, cercando di evitarne il pagamento e la sospensione della corrente.